Qua in Cina faccio ricerca, insegno, collaboro, faccio un po' di tutto e quello che mi piace qua, ad esempio, è il fatto che si trovano fondi per portare avanti delle ricerche d'avanguardia. Ci sono tanti giovani, hanno una strategia, hanno una visione. Questo è quello che mi piace della Cina. Proprio per questo, una delle cose su cui hanno visione è la conquista di Marte. In pratica stanno cercando di capire quali sono i vari problemi che troveremo quando andremo su Marte. Una volta arrivati lì ci saranno problemi di abitabilità, perché cioè, il suolo in qualche modo è tossico per noi. Siamo sicuri che avremo delle risposte dalla tecnologia. Diverso è il fatto di capire se una volta lì riusciremo a costruire una società umana, perché cambieranno i rapporti interpersonali. Quindi per andare su Marte non servono solo scienze, tecnologie e medicina, servirà anche un apporto notevole da filosofia, etica, psicologia. In qualche modo dobbiamo capire come l'anima degli umani evolverà andando su Marte. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. Entro il 2030 dovremmo esserci là. Dobbiamo cercare di capire appunto molto prima tutti i problemi che troveranno. Io mi occupo della parte tecnica, cioè cercare di capire qual è la dose di radiazione che assorbiranno i primi viaggiatori su Marte. Però in qualche modo mi interfaccio con molta altra gente. Cerco di organizzare proprio qua in Cina una piccola comunità di studiosi. Ci sono dentro dei logici, ci sono dei filosofi. Tutte le informazioni che abbiamo su Marte non sono assolutamente sufficienti a capire che cosa troveremo là. Quindi servono sicuramente dei logici per cercare di capire come dovremmo cambiare. Secondo me quello che facciamo in realtà in questo momento è risolvere dei problemi in maniera non tradizionale. Abbiamo organizzato un evento all'Università di Guangzhou dove parleremo appunto di economia, filosofia, logica. Questo è una sorta di kick-off, chiamiamolo così, e ci vedremo un po' più avanti, quando abbiamo le idee chiare, abbiamo avuto feedback di quello che è successo. Picasso diceva che i computer sono inutili perché servono solo a dar risposte, no? E invece quello che vogliamo fare è trovare le domande. Molto di questo sarà appunto italiano. Sicuramente noi italiani siamo stati quelli che abbiamo suscitato la corsa su Marte. Le prime osservazioni scientifiche, serie di valore su Marte sono state fatte all'osservatorio di Brera da Schiaparelli un centinaio di anni fa. E penso che alla fine dovremmo cercare di fare una collaborazione completamente internazionale, quindi ci saranno ovviamente i cinesi che contribuiranno da una parte, ci saranno gli americani, ci saranno i russi, noi europei sicuramente. Magari la nostra Terra diventerà inabitabile in 500 anni, Marte, quindi potrebbe ospitare una notevole colonia terrestre. Hillary, quando era andata sull'Everest, gli avevano chiesto: ma perché sei andato sull'Everest? Beh, perché era là. Penso che gli esseri umani alla fine vogliano spingersi fino a dove possono. Colombo è andato in America, Hillary è andato sull'Everest e le nuove generazioni andranno su Marte.